Salve a tutti ragazzi e ragazze, io sono Angela e voi siete sul mio canale Tutto dal Web. Ieri sera, chi l'ha visto nella puntata del 19 maggio, è stata dedicata un'ampia pagina a Denise Pippitone. In modo particolare si sono soffermati sulla lettera anonima che è arrivata prima all'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, mamma di Denise, e poi successivamente è stata inviata anche a chi l'ha visto. Alla trasmissione di Rai3, chi l'ha visto, dove ha pubblicato qualche pezzetto di questa lettera, che conta circa 3 fogli, ma scopriamo insieme che cosa è avvenuto e cosa c'è scritto. Nella missiva, infatti, l'anonimo ha dichiarato che sono 17 anni che sa, ma non ha mai parlato prima per paura. A quanto si apprende dalla lettera scritta, ha parlato delle fasi successive al sequestro di Denise e ha fatto riferimento anche ad alcuni testimoni oculari, dicendo sicurissimo al 100% di quello che ha visto con i suoi occhi. L'autore della lettera poi ha anche parlato di una macchina affiancata ad un'altra. A quel punto l'uomo ha guardato dentro la vettura e ha visto Denise Pippitone insieme ad altre 3 persone. Federica Sciarielli, conduttrice del programma Chi l'ha visto, ha spiegato che le lettere anonime rimangono tali, sono il nulla se non vengono poi supportati da una persona fisica. Ovviamente questa lettera sarà consegnata alla Procura della Repubblica, che deciderà poi come proseguire. Ovviamente, nuovamente ragazzi, c'è stato un ulteriore appello proprio a questa persona anonima. Quello che diciamo è che se sapete qualcosa parlate, dice Federica. In anonimato è troppo poco. Sono passati 17 anni. Denise non c'è più da 17 anni. Se sapete, parlate. Questo l'appello legato anche a quello di Giacomo Frazzitta e della mamma Piera Maggio, che continuamente stanno dicendo all'anonimo di farsi sentire, di farsi vedere e di aiutarli a cercare Denise. Nuovamente anche noi ci uniamo all'appello della mamma, dell'avvocato, della trasmissione di Chi l'ha visto, ma non solo, anche di Pomeriggio 5, Mattino 5, in tanti si stanno unendo per far sì che quest'anonimo finalmente esca allo scoperto, ovviamente con le dovute cautele, ma che si faccia sentire per dare finalmente e per sempre una verità a questa piccola bambina.